esotico, però esotico. 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 Mop black. Mop perché dice mi piace. Cosa vuol dire mop? Allora, Mop sarebbe, io mi chiamo Paola Maria, mi sarebbe Maria Paola Contrario. E Black è il cognome di Sirius Black, che è il mio personaggio preferito di Harry Potter. Quindi per quello ho fatto MP Black. Senti, ma io ho letto su Novella 3000 lì che Sì. c'è in previsione del matrimonio tra Harry Potter e Elisa Verdi, mi sai dire? Sì, l'ho organizzato io, se non si chiama. Perché in effetti, dunque, lei con il suo primo libro ha vinto il titolo di scrittrice dell'anno delle edizioni 0111, quindi è la nostra scrittrice di punta. Anche lei sta facendo la trilogia, oggi si Vero. presenta il secondo libro, ma ha già in cantiere il terzo. E il personaggio principale è la Lisa Verdi, che poi è il personaggio femminile dell'Harry Potter, insomma, la Sì, è la maghetta, versione femminile, un po' più la aggressiva, versione sì. femminile, però tu hai cominciato prima della Rowling, quindi. Sì, no. Allora, Maria Paola, MP Black, al secolo Paola De Pizzolo, mamma di due splendidi bambini. Qui uno è qua. Ha iniziato a scrivere fin da piccola brevi racconti fantasy, coltivando negli anni il sogno di diventare scrittrice. E ormai questo possiamo dire fatto. Sognatrice ed estroversa, lavora nel comune del suo paese, lì, sulle dolci colline venete, adora la sua famiglia, il marito, grande. Nel 2007 ha pubblicato Lisa Verdi e il ciondolo elfico, che è stato nominato il libro dell'anno 2007. E, vabbè, pubblicato, ripubblicato, vinto, video. E adesso ci presenta qui Lisa Verdi, l'antico codice. Dunque, Lisa ha appena compiuto 17 anni, quindi non si è ancora fidanzata con Harry Potter. No, È non ancora si è una ancora bambina. fidanzata. Ma non ha molto tempo per festeggiare, deve partire subito col suo amato Bartolomeo. Ti blocco. Devo spiegare io l'antico codice perché quello è un'altra cosa, è il riassunto del terzo, sbagliatemi in bianco. Cioè io faccio tanto saputello. E quindi non si possono avere. Me ne sono resa conto prima quando ero seduta qui, non ho mandato il terzo. Quindi se vuole parlo io. Vabbè, ok. Prego, qual è la parola? Allora, siccome su di sopra c'è disponibile anche qualche copia del primo, giusto Stefania? Allora volevo parlare un attimino un po' così della trilogia. Praticamente questa trilogia è nata dopo un sogno che avevo fatto nel 2006. La mattina mi sono svegliata e ho segnato un po' tutte le idee così che avevo partorito durante la notte. E è nato il primo libro, appunto, Lisa Verdi, Ciondolo Elfico. E praticamente parla di questa ragazza di 16 anni, ragazzina perché se mi si offendono 16 anni, ragazza di 16 anni che vive una vita normalissima e ad un certo punto scopre di essere la figlia della signora degli elfi e deve andare nel regno elfico per combattere, ecco questo è il secondo, è il trailer del secondo. Per combattere contro il Nero Signore degli Elfi. E in questo viaggio, questa nel primo libro, viene aiutata da alcuni amici, dal suo amato guardiano Bartolomeo, e inizia appunto tutta una serie di avventure, però non posso dirvi il finale, perché se voi dopo vorrete leggerlo, non vado avanti più di tanto. Nel secondo, allora, il primo appunto affronta l'inizio di questa trilogia. Il secondo libro è un pochino più veloce, più rapido, ha più scene anche di scontri, di battaglie rispetto al primo. Il primo magari ha momenti un attimino un pochino legati anche all'amore, eccetera, invece il secondo l'ho voluto fare più veloce, perché il secondo libro di una trilogia è sempre un po' rischioso, di solito è quello che piace meno. E allora ho detto lo devo velocizzare, lo devo un attimino velocizzare, infatti sta succedendo che secondo piace anche un po' più del primo, proprio per questa velocità. E niente, Lisa appunto anche qui si vede costretta ad affrontare una cattivona che si chiama la madre, che sarebbe l'origine di tutti i mali. E viene sempre aiutata dai suoi amici come nel primo, dal guardiano che serve la guardia del corpo, ecco, Bartolomeo.
Poi ci sono anche altri personaggi, c'è anche un nuovo personaggio che è un vampiro che si chiama Lispot, che creerà dei grossi problemi a Lisa. Però non è che posso dirvi tantissime altre cose, altrimenti poi magari, cioè, dico tutto, non leggete il libro, invece che voglio. Senti, parlaci un po' invece dei fan club che ci sono su Facebook, su Anobili, i tuoi personaggi. Quest'anno è successa una cosa incredibile, che alcune pazze ragazze hanno deciso di aprire questo fan club, quindi si trova sia su Anobi, sia stato fatto proprio un forum, dove loro praticamente ogni giorno si incontrano e mettono delle discussioni allucinanti che a volte non capisco neanch'io, cioè proprio delle cose, si divertono da morire. E quindi vorrei un attimo ringraziare la presidenta, diciamo, che ha avuto l'idea iniziale, che è Barbara Risoli, che è anche l'autrice del Veleno del Cuore. E poi abbiamo l'altra presidenta, perché poi vi spiego, i fan club iniziano due, che è Claudio Lucchini, che è qui. Ecco. E poi volevo ringraziare anche l'autrice della copertina prossima, del prossimo libro, mi pare che avevo mandato una condivisione, che è Francesca Resta, che è là anche lei, che ha fatto una copertina stupenda per il terzo libro. E praticamente all'inizio sono nati questi due fan club perché le ragazze, le lettrici, si sono divise in due parti. C'è chi è innamorato, pazzo come Claudia, di Bartolomeo, perché è un bel ragazzuolo, quindi insomma, sì. Invece quelle un po' più particolari amano il principe dei vampiri, Lispot, quindi si sono divise tra Bartine e Lispotine. E praticamente ne stanno proprio a far diventare matta, cioè, perché ogni giorno ho miliardi di messaggi, è bellissimo, sono molto emozionata. Le ringrazio tanto, mi sto divertendo tantissimo. I video, hanno fatto anche dei video bellissimi, chi su Lispot, chi su Bartolomeo, insomma è una bella emozione, un bel sogno, e le ringrazio tanto perché mi danno anche proprio la forza per andare avanti. Grazie. Li troviamo, questi video li troviamo su YouTube, sì, no, basta digitare MP Black, basta andare nel mio blog si trova al termine dei libri, quindi dovete comprarli, e al termine c'è il blog e dentro ci sono tutti i video che hanno fatto, sia le bartine, le biscottine, sia questo del trailer del secondo libro, c'è un po' di tutto, quindi trovate tutto. Sì. Per chi era presente alla prima presentazione, al primo speed read, che anche lei è una delle antiche, perché dove presentava appunto il suo primo libro, era molto molto timida e quasi non parlava. Adesso addirittura mi ha mandato il petto sbagliato, mi ha detto così, tac, gli taglio proprio, che quello non deve dire niente. Posso dire perché? Perché l'altra volta, no, io ti avevo mandato le domande. Cioè, tu mi avevi fatto le domande, io mi ero preparata le risposte, e quindi era tutto organizzato, poi tu alla fine mi hai detto, beh, parla a te di quello che vuoi. E allora io ho detto, questa volta non organizzo niente, improvviso tutto e no. E così va bene, sì. L'importante è essere se stessi. Sì. Va bene, a questo punto facciamo leggere qualcosa alla Noemi. Grazie. Grazie.